Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù entrò nella città di Gerico e la stava attraversando, quando ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un sicomoro perché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È entrato in casa di un peccatore». Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri, e se ho rubato a qualcuno, restituisco 4 volte tanto». Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anch'egli è figlio di Abramo. Il figlio dell'uomo, infatti, è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto». Il Signore vi dia pace, carissimi amici. Siamo giunti alla 31ª domenica del tempo ordinario e la liturgia ci fa cogliere ulteriormente il valore salvifico della parola e dell'opera di Gesù. Zaccheo, oggi devo fermarmi a casa tua. Il racconto che ascolteremo ci dice che ogni uomo può convertirsi, ci fa comprendere che la salvezza è per tutti. Gesù, attraversando la città di Gerico, incrocia lo sguardo di Zaccheo, capo dei pubblicani, e gli chiede di andare a casa sua. Ma è interessante cogliere anche lo slancio di Zaccheo, che evidentemente voleva vedere Gesù, voleva incontrarlo, ma non riusciva perché era piccolo di statura, sottolinea l'evangelista Luca. Allora salì su un sicomoro, un albero. E quando Gesù giunse sul luogo, alzò lo sguardo e gli disse: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Il Vangelo lascia percepire anche lo stupore dei presenti, perché Zaccheo era un esattore delle tasse, quindi un uomo da cui guardarsi bene, un peccatore. Ma Zaccheo viene guarito da questo incontro, si converte. «Ecco, Signore», dice Zaccheo a Gesù, «io do la metà di ciò che possiedo ai poveri, e se ho rubato a qualcuno, restituisco 4 volte tanto». E Gesù gli risponde: «Oggi, per questa casa, è venuta la salvezza». Quante riflessioni suggerisce il Vangelo di questa domenica. Anche noi tante volte ci sentiamo come Zaccheo, piccoli di statura, ma nel senso chiaramente metaforico, nel senso che ci sentiamo incapaci di vederlo, di incontrarlo, di incrociare il suo sguardo a causa dei nostri peccati, a causa di una cattiva condotta, a causa di una pigrizia spirituale che non ci permette lo slancio di salire sul sicomoro, di aggrapparci cioè all'albero della fede per vivere l'esperienza di Zaccheo e sentirci dire da Gesù: «Oggi devo fermarmi a casa tua». Sentirci dire da Lui: «Voglio entrare nella tua vita, voglio guarirti, voglio donarti la salvezza». Ma oltre a mancare la forza di elevarsi per incrociare lo sguardo di Gesù, manca anche una vera e giusta disponibilità ad accoglierlo con gioia nella nostra casa, nella nostra vita. Zaccheo, dice il Vangelo, lo accolse con gioia nella sua casa e ne consegue un cambiamento
di stile di vita. Questo, carissimi amici, può accadere per ciascuno di noi. La salvezza non è riservata solo a pochi eletti, ma è per tutti, anzi, è soprattutto per i lontani. Il Figlio dell'uomo, infatti, è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Carissimi, andiamo anche noi incontro al Signore che attraversa la strada della nostra vita e cerchiamo il suo sguardo, perché toccati e abitati dalla sua grazia possiamo sperimentare la salvezza e camminare anche noi sempre di più in novità di vita. Pace e bene e buona domenica a tutti.